È la giornata campale che chiude la prima metà del Giro d'Italia. Oggi si sale sul Blockhaus. Ieri, nella tappa da fuga di Napoli, Thomas De Gendt ha confezionato un altro dei suoi capolavori, il re delle fughe, ha battuto Gabburo e Arkas, mentre Van der Poel e Girmay dietro litigavano fra di loro sul traguardo di Napoli. Juan Pedro Lopez è rimasto in rosa prima di questa giornata, che dopo le scaramucce dell'Etna è la prima vera giornata per gli uomini di classifica. Arriveremo qua sopra su Blockhaus, uno dei colli più storici del Giro d'Italia, una giornata che le squadre interessate alla classifica generale finale hanno cerchiato in rosso e stanno attendendo a giorni e giorni, l'hanno preparata a puntino per tutti gli ultimi mesi, e anche noi spettatori non vediamo l'ora di vedere un po' di duelli di classifica. Classifica nella quale è rientrato Guillaume Martin, vediamo tutti i favoriti: Carapaz, Simon Yates, Mikel Landa per Bahrain Victorious insieme a Pello Bilbao. E questo invece è Juan Pedro López Pérez, che ha tenuto la maglia rosa per tutta la seconda settimana, e allora perché non provare a continuare a tenerla anche dopo la giornata devastante che aspetta oggi gli atleti? 5.000 metri di dislivello, 191 km, 5 GPM, passo di Lanciano da affrontare prima del Blockhaus, sono entrambi GPM di prima categoria, e ovviamente il Blockhaus, 1.665 metri, 13,6 km all'8,4%, uno dei colli più temibili di tutto il territorio italiano. Sarà una giornata di altissima classifica, ma anche prendere la fuga oggi è un qualcosa di molto prestigioso, ci sono anche tanti GPM su cui prendere punti, e allora anche oggi la lotta per la fuga coinvolgerà decine e decine di ciclisti, ovviamente non i principali favoriti per la tappa che aspettano tutti l'ultimo Blockhaus. C'è Diego Rosa, attivissimo nelle prime fasi, abbiamo visto Joe Dombrowski, ma dietro c'è una caduta molto importante perché coinvolge Pello Bilbao, che tutto tagliuzzato riprenderà la propria gara ma deve affrontare 175 km, mezzo incerottato, un calvario per lui. Diego Rosa riesce ad andarsene da solo, prende tutti i primi GPM e alla fine della giornata guadagnerà la maglia di miglior scalatore. In fuga alla fine sono 9 elementi, ma hanno veramente pochissime chance di andare all'arrivo in questa giornata, nella quale vediamo che a 70 alla fine Ineos Grenadiers mette davanti al gruppo Jonathan Castrovieco, che alza il ritmo controllato tenuto da Trek Segafredo per proteggere la propria maglia rosa. Davanti Tesfazion, Peters e Sepulveda, ma Diego Rosa non ci sta, ha una grandissima gamba, li rimonta, li risorpassa e andrà nuovamente a prendere il penultimo GPM di giornata, accompagnato da Natnael Tesfazion. L'Eritreo classe 99 poi allunga in discesa dopo lo scollinamento, ma non vede questa curva, finisce tutto lungo in mezzo ai prati. Fortunatamente non ci saranno grandissime conseguenze per lui, però che spavento per l'Eritreo e per la sua Drone Hopper. Arriverà comunque al traguardo a fine giornata. Davanti era rimasto Diego Rosa con Joe Dombrowski, che aveva ancora qualcosa a spendere in questa fuga e sarà l'ultimo ad essere ripreso, ma dietro c'è Ineos Grenadiers, che ha messo Ben Tullet insieme a Pavel Sivakov a tirare tutto il gruppo, ed eccoci ai piedi del Blockhaus. Il primo a staccarsi è Giulio Ciccone, proprio lui l'idolo di casa, ma dopo, subito dopo, una notizia che ribalta tutto il giro: si stacca Simon Philip Yates, che era stato il vincitore della crono d'apertura. Poi subito dopo si stacca pure Juan Pedro López, che aveva toccato la bici di un avversario, ma rimarrà lì come un cagnaccio, mentre Yates al contrario è in crisi nera, inizia a perdere minuti su minuti, mentre Ineos certamente non si risparmia, con Richie Porta 37 anni a fare il ritmo davanti a tutti. Lancia poi l'attacco di Richard Carapaz a 4,6 km alla fine, lo seguono molto bene Romain Bardet per DSM e Mikel Landa per Bahrain Victorious, rimasto orfano di Pello, che comunque si difenderà molto bene, prova a seguirli anche Hindley, e sono loro tre, mentre Landa rilancia l'andatura, gli scalatori più forti di questo giro in questa giornata. Dietro si stacca Alejandro Valverde, autore comunque di una prova leonina, tanto quanto Juanpe Lopez, che è rimasto insieme a Fortunato, getta il cuore oltre l'ostacolo, prova a strappare Bardet, ma i tre davanti non riescono a fare del tutto la differenza. Ci sono tre dietro: Joao Almeida con la sua classica modalità cronoscalata individuale a folate, non
muore mai e riporta sotto Jai Hindley e Domenico Pozzovivo, che sono loro due alla fine a lanciare la volata. Jai Hindley sfida Carapaz e Bardet su questo arrivo, infinita questa volata in salita con l'acido lattico fino alle orecchie per tutti quanti, ma Jai Hindley in qualche modo alla fine riesce a tenere e torna a vincere una tappa al Giro Italia. Batte Bardet e Carapaz in questa volata veramente devastante e poi non ce la fa più Jai Hindley, l'australiano, uno degli eroi del Giro 2020, dietro Juanpe Lopez. Tira fino alla fine, arriva a 1.45 e alla fine, incredibile, riuscirà a mantenere la maglia rosa anche dopo il tappone di oggi. Applausissimi per lui, mentre rivediamo questa durissima volata con Bardet, che batte di pochi centimetri un Richard Carapaz abbastanza deluso, perché non riesce veramente a far la differenza sugli altri. Sono arrivati insieme in 6 oggi su questo Blockhouse. Un monumento va fatto a Domenico Pozzovivo per una scalata veramente fantastica. Fantastica la prestazione da parte di Pozzovivo a 40 anni e Nibali a 37, mentre Ciccone oggi prende 9 minuti e Simon Yates oltre 11, escono completamente di classifica, mentre Juanpe Lopez è l'uomo più felice del mondo dopo questa tappa. Ora in classifica generale è secondo Joao Almeida col suo motore diesel, terzo Romain Bardet, quarto Carapaz, ma sono tutti attaccati. La classifica è ancora cortissima, una classifica che tiene ancora tutto molto molto aperto dopo 9 tappe di giro e che registra chiaramente la defezione in Simon Yates oggi. Diego Rosa è il nuovo leader della maglia azzurra, vediamo cosa riuscirà a fare Bowman, l'ha tenuta solo per 2 giorni. Domani un meritato riposo per tutto il gruppo dopo 3 tappe veramente splendide che hanno attraversato l'Italia dall'Adriatico al Tirreno. Martedì si riprende con la tappa che sale su dall'Adriatico e poi si inoltra nelle Marche per permettere agli atleti di affrontare a noi da casa di goderci lo spettacolo dei muri marchigiani. 3 GPM si passa anche a Filottrano a rendere omaggio a Michele Scarponi e prenderanno dunque le lotte fra Van der Poel e Girmay, mentre tutti i team dei corridori di alta classifica inizieranno a pensare alle prossime tappe in montagna con in mano i dati a giornata odierna. Oggi ha vinto Jai Hindley sul Blockhouse, ci vediamo martedì.